In occasione delle festività natalizie, la redazione di Flash Video ha visitato il Gran Presepe di Via Azzurra che il dottor Chimienti realizza ed espone da oltre 20 anni nel suo giardino. Mi chiamo Michele, ero un medico pneumologo all'ospedale Bellaria con tanti hobby. Uno di questi era il presepe. Ho cominciato a farlo circa una 30 anni fa con mia figlia, con delle statuine che avevamo dipinto noi fisse sulla parte centrale delle scale. Poi da una decina d'anni ho cominciato a costruire le statuine che si muovono, a fare gli edifici per il presepe ed è una gioia vedere i bambini quando arrivano, che sono proprio il sorriso che li illumina, vedere che piangono quando li portano via. La statuina della lavandaia è una cosa a cui sono molto legato per un episodio particolare. 4-5 anni fa fu ricoverata nel mio reparto, quando ancora lavoravo, una signora, e scoprì che era una fan del mio presepe, era una grande appassionata. Purtroppo aveva una malattia per cui è morta dopo 2 mesi, allora le avevo promesso che avrei messo una statuina fatta, dedicata a lei, nel mio presepe, e così ho fatto quella figura a cui sono abbastanza legato e che tengo sempre qui in prima fila. La parte bassa è raffigurata una zecca medievale. C'è il signore che batte le monete, c'è quello che fa andare il mantice dentro, c'è lo zecchiere che controlla il peso delle monete prodotte, e ci sono affezionato perché io ho un hobby, il mio hobby principale è la numismatica, no? Faccio ricerche di numismatico, ho pubblicato dei libri con il Museo di Bologna, e quindi ho fatto questa cosa che ho mandato come auguri di Natale a tutti i miei amici numismatici. Solo un artista può fare certe cose, senz'altro, quindi a dir bello si è a metà forse. Complimenti veramente a chi ha fatto questo capolavoro. Sono la maestra di una seconda della scuola elementare Il Pellicano, che è qui vicino, quindi siamo nello stesso quartiere e siamo venuti a vedere il presepe del signor Michele perché sono rappresentate in maniera mirabile tutte le attività dell'uomo. Questo è un altro pezzo che ho costruito quest'anno, no? Io lo chiamo Piazza di Marrakech, perché c'è il, come in mezzo alla Piazza di Marrakech, c'è l'incantatore di serpenti, c'è il cavadenti, ed è una cosa che entusiasma molti bambini, questa parte. Noi abbiamo scoperto per caso l'esistenza di questo presepio perché abbiamo visto un post su Facebook e quindi niente, oggi eravamo in girandola, abbiamo detto perché non fermarsi, e penso che sia una roba meravigliosa e tanta pazienza da parte dei padroni di casa, perché ci diceva la signora che la gente si sta allargando parecchio la cerchia delle persone che vengono a vederlo, e quindi anche la sera alle 10 vengono a suonare il campanello per vederlo. Comunque tanto di cappello, perché è veramente meraviglioso. Il
saluto, faccio tanti auguri di Buon Natale e buone feste a tutti e arrivederci quest'altro anno.